Grazie a te, grazie a voi tutti. Allora, io mi presento e sono Fabio De Lucia, così come diceva poco fa Giorgio, e nella giornata di oggi, legandola ad una serie di giornate dove ho seguito la scuola di alta formazione, mi sono accorto di quanta verità ci sia e di quanto ad emergere siano proprio dei grandi valori. Con Giorgio ci conosciamo da tanti anni, ci siamo vissuti poco per via un po' della distanza, però sembra che ci parliamo tutti i giorni per quanto siamo allineati. E ad esempio oggi aver visto una sequenza di relazioni dove l'una si legava all'altra in modo direi inestricabile fa comprendere quanto siamo sulla stessa linea e verso la stessa direzione. Il mio compito adesso sarà quello di capire qual è il legame che ci può essere fra comunicazione digitale, ho portato dei dati e delle modalità, e che legame c'è con la comunicazione paraverbale della quale ha parlato poco fa Sabina. Parto da un presupposto. Io negli ultimi anni ho deciso di specializzarmi in tre aree che tra di loro possono sembrare vicine e vi posso garantire che per tante persone invece sono molto distanti. Sono l'area della comunicazione, poi nella mia parte finale vi spiegherò anche il percorso di Four Way Scholar, la parte digitale e la parte del marketing, dove tutto si lega ad un concetto fondamentale. E vedevo poco fa una risposta nella chat di un partecipante. Io riesco a fare bene qualcosa se c'è congruenza, quindi se parte dal mio cuore e poi tutte le azioni che io compio sono in linea con i miei valori. Bella persona, buoni valori, bravo professionista in una missione di aiutare gli altri. Questo vale nel mondo del marketing, vale nel mondo delle vendite, vale nel mondo della comunicazione. Quindi questo per me è stata l'unione fra mondi che possono sembrare abbastanza diversi. Qual è il mio ruolo di oggi? Quello di presentarvi il grande legame che c'è fra comunicazione fisica, quella che Sabina poco fa ha definito come analogica, e comunicazione digitale. Quindi tutto quello che riguarda i nuovi strumenti di comunicazione, perché fino a 10 anni fa riuscivamo anche a farne meno, fino a 5 anni fa ancora sì, fino a 2 mesi fa c'era la possibilità di allentare la presa. Adesso però, utilizzando tutte le precauzioni che abbiamo visto nella giornata dal punto di vista elettromagnetico, dobbiamo saperle utilizzare nella maniera corretta. Allora io parto con 4 domande che servono a capire il percorso che insieme dobbiamo compiere. Prima domanda, quanto è importante la comunicazione per il mondo medico? Vi posso garantire da essere umano che ha relazioni e relazioni con persone che per i vari eventi della vita hanno avuto a che fare, hanno a che fare purtroppo con il mondo medico, il personale sanitario, tante volte la comunicazione crea veramente un grandissimo allontanamento e innesca una serie di situazioni poco positive. Quanto migliorerebbe la relazione medico-paziente se si riuscisse a comunicare con un metodo che potenzia l'alleanza terapeutica, quindi che migliora la relazione prima fra esseri umani e poi fra professionista, uomo, ed essere umano, paziente. Ancora, quante diatribe, litigi, incomprensioni si eviterebbero se esistesse una modalità comunicativa che crea consenso? E infine, quanto è importante oggi la comunicazione digitale per il medico? Questi sono temi molto importanti per i quali con Sabina abbiamo deciso di creare un modello di lavoro, poi voluto fortemente da Giorgio e con Daniele, che insegna a migliorare la comunicazione con i pazienti, migliorare la capacità di esporre il proprio sapere in pubblico, perché qui si apre un altro ramo, quello del congresso medico, dove ci sono come nella scuola di alta formazione, medici che parlano di cose difficilissime, ma le rendono fruibili anche a chi non è un addetto di settore. Poi ci sono, al contrario, in altri ambiti, dei professionisti dal punto di vista scientifico e molto competenti, ma è difficile riuscire a seguirli. Quindi impareremo a migliorare la capacità di esporre il proprio sapere in pubblico.
e infine creare una comunicazione lineare tra mondo digitale e mondo fisico. Ora, pian piano io metterò anche dei piccoli tasselli, perché la prima regola di chi vuol lavorare bene nell'ambito della comunicazione, nell'ambito del digitale, è che bisogna avere dei sani valori. I valori non sono delle credenze e noi dobbiamo sempre rimanere molto autentici in quella che è ciò che è all'interno del nostro cuore. Che cosa è cambiato negli ultimi 50 anni? È cambiato tanto. Negli ultimi anni che cosa è successo? È successo che siamo diventati letteralmente bersaglio di qualcosa che all'inizio avrebbe dovuto migliorarci la vita e poi invece rischia di crearci grandissimi problemi. E queste sono le notifiche. Il nostro cellulare tutti i giorni si bombarda, viene bombardato da notifiche. E ci sono una marea di problematiche che ne derivano e vedremo invece in questa ora insieme delle soluzioni molto importanti. Che cosa sta succedendo? Che è sempre più difficile riuscire a comunicare nella maniera corretta. Perché? I bambini e gli adulti sono costantemente sottoposti a fonti di stress. L'abuso digitale toglie spontaneità. Avete sicuramente dei figli, probabilmente avete a che fare con ragazzi e bambini e vi accorgerete che per una società sempre più digitale c'è il legame inverso dell'introversione e del blocco della spontaneità data appunto da questo abuso. E poi siamo nell'epoca dell'on demand. Possiamo avere quasi tutto on demand, possiamo guardare un film quando vogliamo, una partita quando e dove vogliamo, possiamo avere anche l'ossigeno on demand e quella è l'unica cosa che va bene. E pensiamo che le relazioni debbano essere on demand, quindi su richiesta. Invece no, perché abbiamo la necessità nella vita di tutti i giorni e nella vita professionale di tutti i giorni di saper costruire relazioni fra esseri umani, con i pazienti e anche con i clienti, nella maniera corretta. Che cosa è successo negli ultimi anni? Quando io ho iniziato a lavorare 12 anni fa, all'età di 22 anni, per un professionista in ambito medico-sanitario era quasi svalutativo, ad esempio, essere presente sul web. Oggi è obbligatorio, vedremo anche in virtù della missione che ha la scuola di alta formazione, perché è molto importante essere sul web. E che cosa succede oggi? Che hai due tipologie, prevalentemente due tipologie di professionisti. Colui che dice no, per me il web no, perché non saprebbe come comportarsi, e colui che invece è sul web ma è in maniera totalmente sbagliata, magari anche a volte non rispettando quello che è il codice. Quindi che cosa è importante sapere? Che la relazione medico-paziente oggi deve seguire un circuito digitale e paraverbale, con un'attenzione poi anche all'aspetto contenutistico, quindi alle cose da dire e al come dirle. Che cosa succede? A volte ci si chiede qual è il corretto modo di comunicare e quindi vi do qualche dato relativo alla comunicazione digitale. Oggi un utente prova a cercare informazioni sul web molto di più rispetto a qualche anno fa, già prima di incontrare qualsiasi specialista. Non lo dice Fabio, non lo dice Giorgio, lo dicono i dati. E ho portato dei dati di qualcuno che nell'ambito web, diciamo, qualcosa di cioè ricopre un'autorità importante. Parlo di Bain & Company e parlo proprio di Google. Questi sono i dati relativi allo scorso anno in Italia. 4 miliardi di ricerche nel settore salute partono dal web. Vuol dire che in media ogni utente fa circa 95 ricerche l'anno, quindi quasi 10 al mese. Il 55% di queste ricerche riguarda le patologie, il 20% sintomi e trattamenti, il 25% riguarda la ricerca di strutture o di specialisti nell'ambito ricercato. Questo è un dato molto chiaro, quindi una persona su 4 cerca il professionista sul web. Una persona su 2, sbagliando molte volte, ma noi dovremo trovare il lato positivo, cerca
la patologia che lui pensa, suppone di avere o magari gli è stato anche diagnosticata. Ho fatto una ricerca recentissima, giusto? Ho preso 4 tipologie di aree. Ipertensione viene ricercata in media 18.000 volte al mese, artrite reumatoide 45.000, osteoporosi 18.000, diabete 40.000 ricerche mensili. Ma sono 4, potremmo estendere a tanti campioni e tante modalità. Che cosa succede? Giorgio prima nella sua parte ha detto una cosa importantissima, ha detto purtroppo dottor Google fa sì che si incappi in fake news, quindi sono andato a prendermi i dati recenti di Censis e nel 2017 15 milioni di italiani hanno cercato informazioni dal dottor Google sul proprio stato di salute, ma 1 su 2, perché 8 milioni vuol dire quasi poco più di 1 su 2, è incappato in fake news. Quindi noi facciamo un'attività preventiva e diciamo di approccio alla medicina in maniera diversa, dobbiamo porci delle domande. Dobbiamo iniziare a comprendere che nella nostra missione di aiuto, che è una missione costante che Giorgio fa da 20 anni, almeno da quello che io so, magari anche prima, però 20 anni nella storia recente, più siamo in grado di fornire informazioni sul prima, cioè prima che un utente entri in contatto fisico con noi, più riusciamo ad avere pazienti in linea con i nostri valori e le nostre ricerche. E non solo, è molto importante capire quante persone, poi nella parte centrale del mio intervento, potremmo realmente avvicinare ad un approccio differente che salva vite. Che cosa succedeva fino a 20 anni fa? Cosa succedeva fino a 2 mesi, a 3 mesi fa? E che cosa succede adesso? Fino agli anni 2000, come vedete nella slide, erano poche le persone che approcciavano ad un approccio, scusate, di informazione prima di incontrare uno specialista, perché l'unico modo che c'era nel prima era il passaparola classico, quindi io telefono, io mi ricordo sono originario di un paese del nord barese, si faceva un giro di telefonate, veniva indicato quello che a nostro dire era lo specialista, che poi a volte specialista non era, e andava a fare una visita. Che cosa è successo poi negli ultimi anni? Che questa fase del prima, essendosi integrato al passaparola analogico, personale, offline, quello digitale, le persone cercano una marea di informazioni sul web, una persona su 2 cerca informazioni sul web, è cresciuto molto. Quindi la gente cerca informazioni su di noi già molto prima di incontrarci. Quindi se noi siamo bravi, e ho preparato una parte proprio digitale su questo, nel far trovare le giuste informazioni rispettando il codice deontologico, riusciamo ad entrare in contatto con tante più persone. Ovviamente, da febbraio 2020, con la quarantena, con il blocco, con il Covid, questa fase è diventata ancora più grande, quindi c'è stato un incremento, vi dirò ad esempio a marzo di quest'anno, più 73% di traffico web. Pertanto è qualcosa che noi non possiamo più scegliere di fare o di non fare, possiamo solo scegliere di farlo in linea con quella che è la nostra missione. Esiste una regola nella comunicazione non verbale, paraverbale e anche in quella digitale. Valori e competenze esteriorizzati nella maniera corretta. Quindi, come vedremo fra un po', ciò che ho dentro comunicato nella maniera corretta. Mai autoreferenzialità e grande equilibrio, perché oggi è sempre più importante comunicare in una certa maniera. Quindi, quali sono gli strumenti digitali che ha a disposizione un medico, un professionista del settore medico-sanitario? Sicuramente ci sono proprio delle regole di base, lui dovrebbe, dico dovrebbe perché ancora 1 su 2 non ce l'hanno, dovrebbe avere un sito web professionale con blog per fare informazione, per pubblicare le ricerche, per pubblicare e condividere dati ufficiali
una presenza social professionale. Dopo ho dato un piccolo spazio per far capire perché per il mondo medico va bene Facebook e va bene LinkedIn. Saper fare dei video professionali, perché il video arriva molto prima, un video, se fatto bene, viene seguito, ascoltato, è uno strumento come gli altri on demand, quindi io posso guardarmi nei tempi liberi. Avere anche una community, quindi un gruppo chiuso che permette di fare questo, è il webinar, perché oggi stiamo facendo un webinar con 120, 130, 140 persone che, collegate da tutta Italia, stanno seguendo da dove loro desiderano contenuti di valore. E avrete notato in questi ultimi mesi, dove c'è stata una grande crescita dei webinar, come la soglia dell'attenzione non diminuisca, come si possa guadagnare del tempo e di quanto possano essere validi, pur essendo io un fan di tutta quella che è la parte relativa all'affetto e all'affettività. Iniziamo a capire anche quali sono le credenze da smentire. Essere sul web non vuol dire fare i marchettari o i commerciali. Essere sul web in maniera professionale vuol dire poter fare arrivare i propri contenuti a persone che stanno cercando di risolvere i loro problemi, i loro dubbi e i loro drammi. E questa decisione di collaborare, di arrivare, di intensificare un rapporto molto bello fra di noi arriva anche da questo, cioè dall'aver visto quanto tutti i giorni purtroppo la gente sia abbastanza sorda nei temi di prevenzione. Quindi dobbiamo cercare con cuore, con professionalità, di invertire, rispettando i giusti tempi e i giusti equilibri, di invertire questa rotta. Quindi bisogna saper distribuire informazione secondo il proprio codice deontologico, e quindi uno dice: ma cosa può c'entrare il mondo del web con la professione medica? Molto semplicemente, gli operatori sanitari che operano secondo coscienza hanno, fra le tante, una missione: raggiungere quante più persone possibili e farlo nella maniera corretta. E devono farlo sul digitale e devono saperlo fare vis-à-vis. Vis-à-vis, nella mia ultima parte andrò a fare un approfondimento sul metodo For Voice Colors, che anche, per quanto mi riguarda, ha cambiato la vita. E il digitale ci fa arrivare molto velocemente. Quindi immaginate la potenza che si può avere per diffondere il messaggio. Più si riesce a comunicare in forme diverse il messaggio, più si riesce a consegnare il modello, chiamiamolo il protocollo, di prevenzione. Perché ad esempio YouTube, che è di proprietà di Google, se strutturato bene, va a prendere alcune tipologie di persone, il webinar ne prende altre, Facebook ne prende altre ancora, un sito internet ne prende altre. Quindi io riesco ad utilizzare diversi strumenti, in termini tecnici da noi vengono chiamati lead magnet, per far arrivare il mio contenuto in maniera diversa, in forme diverse, a seconda di quella che è la necessità. Questo perché oggi la difficoltà più grande è che ci troviamo in un mondo sordo e bombardato tante volte da disinformazione. Avrete letto più di una volta che l'Italia è uno dei paesi europei che ha più difficoltà nel riconoscere una fake news da una notizia vera. Tant'è vero che in Italia va tantissimo fra i, non posso definirli dei giornalisti professionisti, non mi va nemmeno di assegnare loro degli epiteti, ma sapete che loro utilizzano la tecnica di mettere un titolo che dice una cosa e il contenuto che dice l'esatto opposto, ma le persone condividono notizie che possono sembrare fasulle, non veritiere, si diffonde in velocità proprio a causa di questo. Quindi qual è il nostro compito? Quello di avere una comunicazione digitale congruente che sia in grado, seguendo dei processi specifici che poi affronteremo man mano, di invertire la rotta. Se poi il digitale si lega alla comunicazione fisica, il tutto diventa speciale, perché è molto bello quando le persone si conoscono tramite degli strumenti digitali e poi trovano la stessa congruenza nell'incontro di persona. Io ho conosciuto dei medici straordinari. Sul digitale sembravano un po' troppo seriosi, che non vuol dire seri, sembravano magari troppo freddi, poi dal vivo erano totalmente diversi. Al contrario, ci sono coloro, come diceva prima Sabina, che mantengono sempre uno stile distaccato, perché magari nella loro credenza c'è che se sono distaccato lui mi rispetta di più, che mantengono quello stile.
Poi ci sono dei professori, dei dottori, dei medici che hanno una grande preparazione e hanno una grande preparazione umana, quindi preparazione scientifica, preparazione umana, e questo li rende straordinari. Quindi su che cosa noi dovremmo lavorare? Sulla connessione fra ciò che sei, quindi uomo, fra il tuo sapere, quindi professionista, il tuo modo di comunicare questo sia nell'era digitale, pertanto sfruttando gli strumenti a disposizione, sia nella relazione umana. Perché questo? Perché, come vi diceva Sabina prima, Mehrabian 50 anni fa esplicò l'importanza del non verbale, del paraverbale, del verbale, e oggi abbiamo degli strumenti per poter comunicare in forma scritta e in forma interattiva, che sono ad esempio social media, sito web e parte fisica. Adesso vado ad approfondirle tutte e tre. Social media non sono uno strumento da utilizzare in maniera ludica, quello lo possono fare i ragazzi molto giovani, ad esempio sfruttando, se avete dei figli lo sapete, TikTok. Ma un professionista deve sapere che i social sono uno strumento molto importante per comunicare, per trasmettere, per collaborare e per mantenere relazioni. Io devo arrivare ad un paziente e lo faccio comunicando, trasmettendo il mio credo professionale, instaurando ad esempio delle collaborazioni con dei colleghi e sapendo mantenere relazioni. Perché, come diceva Ciro, il business viaggia alla velocità delle relazioni. Quindi i social media cosa servono? Servono a comunicare con persone che sono online, ma dietro una persona online c'è un essere umano, c'è un cuore, c'è una persona che ha delle esigenze che non sono le stesse esigenze per tutta la vita, ma variano nel corso del tempo. C'è una comunità di persone che si riunisce, oggi noi siamo una comunità riunita con una modalità che si chiama webinar, e ci sono anche le imprese, perché ad esempio la relazione fatta questa mattina dal dottor Gelli, per me che ho un'azienda con tanti dipendenti, è normale che ha innescato il desiderio di andare a guardare tutta la parte di inquinamento relativo ai dispositivi che abbiamo in azienda. E come me ci sono in Italia 3 milioni e mezzo, 4 milioni di partite IVA. Quindi è uno strumento dove noi oggi possiamo veramente fare prevenzione. Se guardiamo l'Italia, vi do giusto qualche numero. L'Italia ha quasi 60 milioni di persone sul lato destro della slide. Ci sono attivi 85 milioni di contratti mobile, perché tante persone, lo sapete, hanno più di un cellulare, e ci sono 54 milioni di utenti internet. Quindi il 92% della popolazione italiana conosce il web. A prescindere quindi dall'età, perché quello prende tutta l'età. 35 milioni, quindi il 59%, sono attivi sui social media. Pertanto bisogna chiedersi come posso io arrivare. Lo posso fare capendo come si comportano. Si comportano trascorrendo del tempo che in media, questo è di un anno fa, quindi oggi vi posso garantire che si è alzato notevolmente visto il periodo che stiamo attraversando da 100 giorni ormai a questa parte, ma in media un essere umano italiano trascorre 6 ore su internet, quasi 2 ore sui social media, quasi 3 ore su quello che è il tempo di TV, sia classica, sia in streaming, sia on demand, e anche ascolta musica. E ascoltare musica per noi può essere anche ascoltare degli audio. Pertanto, quello che io mi chiedo è: cosa posso fare per far arrivare ciò in cui credo e che può aiutare centinaia di migliaia di persone in maniera abbastanza veloce e non in maniera commerciale? Devo capire che in Italia ci sono 3 siti più visitati. Il primo è Google in versione internazionale, il secondo è Google in versione italiana, il terzo è facebook.com. Quindi sono questi 3 quelli che oggi attirano maggiormente attenzione. Quali sono le differenze fra i social? Ho messo in rosso ciò che interessa il mondo medico. Facebook, ad esempio, oltre a fare per aziende engagement e promozione,
per un professionista permette la condivisione. Purtroppo avete anche seguito che oggi alcuni di questi mezzi hanno fatto censura verso qualcosa che a loro non piaceva. Però spero, visto quello che sta accadendo, che questo si possa evitare. Instagram non è uno strumento medico, viene molto utilizzato per la medicina estetica. YouTube invece è molto buono e ottimo per i video informativi. Quindi io posso informare, se so come fare, di questo ne parleremo il 21 giugno, gli utenti utilizzando questo strumento che è molto importante. Ancora, LinkedIn, ovviamente, perché è molto specifico nel mondo business, quindi informazione di settore. Pinterest direi di no, perché è tutto il mondo fashion e di arredamento. E quindi i social, a differenza di un sito web, continuano ad aumentare riconoscibilità, ma ci danno l'opportunità di parlare in tempo reale. Non dobbiamo sfociare poi nel essere troppo digitali, mettendo le regole previste dal benessere di cui si parla con l'alta formazione, ma sapendo che c'è questa possibilità. E oggi ci sono anche degli strumenti informatici che permettono di rispondere, tipo chatbot, quando noi non ci siamo, e ci permettono di mantenere una comunicazione costante con i clienti. Prima Sabina diceva una cosa importante, parlava di fedeltà. Fedeltà che nasce da un rapporto speciale, e il marketing parla, ad esempio, dei consumatori ispiratori. Il consumatore ispiratore è colui che parla gratuitamente di un brand, se guardiamo l'aspetto marketing, ora lo vado a specificare per questo settore, va a parlare gratuitamente di un brand perché quel consumatore ha avuto un miglioramento della sua vita attraverso ciò che ha scoperto. Nel settore medico e nel modo di affrontare il tutto dal punto di vista genetico ed epigenetico, di cui si parla nella scuola di alta formazione, Fabio De Lucia è diventato un consumatore ispiratore perché ha scoperto un modo di approcciare, di vivere, di benessere che voglio comunicare, lo faccio con estrema piacevolezza a tante persone. È ovvio che dall'altra parte c'è un mondo molte volte sordo, perché non è facile smontare qualcosa a cui sono stati abituati in tanti anni. Però se si lavora bene riusciamo a divulgare questo messaggio con molta più velocità. Quindi, riepilogando, bisogna avere degli obiettivi ed uno scopo, bisogna avere un target di riferimento, quindi capire a chi vogliamo arrivare, e bisogna capire chi si vuole coinvolgere per portargli dei benefici. Per fare questo si possono avviare anche delle campagne che vengono chiamate di advertising, quindi ci permettono di arrivare a degli utenti che in questo istante stanno cercando ciò che noi proponiamo. E fra un po' vado a dirvi proprio nello specifico. Quindi in questo istante ci sono centinaia di migliaia di persone in Italia che stanno lottando con le loro famiglie verso un qualcosa che molte volte viene trattato in una maniera che voi sapete bene potrebbe essere rivista e un approccio diverso. Se noi riusciamo, in qualità di medici, a impostare queste campagne, magari riusciamo a dare loro un'opportunità in più, più di un'opportunità in più, riusciamo a consegnare qualche sorriso in più, a far vedere la situazione in maniera diversa. Voi che frequentate quest'ambito da decine di anni sapete bene a quante persone potremmo arrivare. Perché quindi utilizzare questi? Perché posso lavorare su dei target, eccoli qua, personalizzabili, quindi con degli interessi, delle ricerche che loro hanno fatto, e quel qualcuno scopre qualcosa di molto importante. Quindi vado a studiare delle campagne specifiche per poter arrivare. Sui social devo avere sempre un piano specifico, devo sempre aggiornarmi, ma devo ricordarmi di non fare delle cose. Non devo usare mai la mia pagina per vendere come un megafono, non devo mai essere autoreferenziale, devo evitare l'attività di spamming e non devo avere contenuti negativi. Non bisogna mai trascurare i punti di vista altrui, anche se tante volte si nascondono quei famosi leoni da tastiera, ma
quelli possono diventare, così come si impara anche nella gestione dell'aula, che un controdipendente, quindi una persona che potrebbe essere un nemico, poi diventa il tuo maggior alleato. Oggi è importante donarsi di un sito, ad esempio, perché bisogna chiedersi quante persone sorde potremmo aiutare e salvare se arrivassimo a loro con più velocità e precisione. Questo perché Giorgio insegna tante cose, fra le quali a me piace tanto quando lui dice la vita è urgente e noi possiamo aiutare tante persone con più velocità, precisione e cuore, come insegna la dottoressa Di Luzio, a diffondere un messaggio. E possiamo farlo negli incontri di persona, che sono quindi verbali e paraverbali, e negli incontri digitali. Il digitale ha questo gran vantaggio, quello di velocizzare delle attività, se vengono utilizzati in maniera corretta. Per essere su nel web, quindi per farci trovare, c'è una parola tecnica, poi sarà finita questa parte, diciamo, più informatica, ma voglio farvi capire. Bisogna fare un'attività di SEO, quindi di ottimizzazione delle ricerche. Questa mattina, mentre il dottor Allegrini parlava, io ho scritto su Google, poi lo potrete fare voi, questo per farvi capire. Ho preso uno strumento che si chiama Google Instant, che praticamente ti dice in tempo reale quello che accade su Google quando tu inizi a digitare delle parole. E quando io ho iniziato a digitare come curare, è uscito malattie autoimmuni. Questa è la prima ricerca che dava dal mio PC ubicato a Bari città oggi. Questa è la risoluzione, i trattamenti che uscivano su Google. Io adesso non sono medico, non posso esprimermi, però se voi farete delle ricerche relative a ciò di cui voi vi occupate, vi accorgerete che tante volte il web non consegna le informazioni che noi vorremmo far arrivare alle persone. Parliamo di alimentazione, di prevenzione, di integrazione, di stile di vita. Guardate in questa prima schermata che ho preso. Terzo posto, farmaci antinfiammatori. Quarto posto, antidolorifici. Quinto posto, farmaci. Sesto posto, farmaci biologici e informazioni. Questo vale per ogni tipologia di area. Quindi, quale dovrebbe essere l'inversione di rotta? Far sì che il contenuto che viene esplicato vada pian piano ad acquisire quello spazio web, non ci vogliono anni, ci vuole qualità di parametri che vediamo adesso, per permettere a delle persone che stanno cercando qualcosa, e voi lo sapete meglio di me, in tanti ambiti non vengono specificate, ma mal di testa, medicina, dermatite, medicina, perdita di qualche funzionalità, medicina, invece si potrebbe approcciare in maniera diversa. Quindi la SEO è quella ricerca, di quell'ottimizzazione di ricerca per i motori che ci permette di indicizzare il sito e di posizionarlo più in alto rispetto ad altri. E nella prima pagina di Google, nei primi 6 posti della pagina di Google, si gioca molto della partita, perché le persone tendenzialmente non vanno nella seconda pagina. In questo caso, siccome il settore relativo alle patologie, le persone cercano qualcosa in più, potremmo avere fortuna anche in seconda, terza pagina, però vi garantisco che facendo un buon lavoro si riesce a salire e a permettere il contatto ad una persona che cerca delle informazioni che difficilmente trova. La scuola di alta formazione sta facendo un lavoro straordinario negli ultimi anni e gira tutta Italia. Io ho avuto modo di seguirlo in tanti incontri e ne rimango sempre più affascinato. E quindi per me è diventata anche una missione di vita quella di poter cercare di contribuire per sviluppare questo. Che cosa guarda Google per farci andare su? Questo, se voi avete dei siti anche come liberi professionisti, dovreste averlo. Guarda la facilità di utilizzo, i protocolli di sicurezza, se i contenuti sono di qualità, quindi ad esempio non sono copiati da altri siti. Guarda degli aspetti grafici in linea con gli ultimi parametri, guarda se il tuo sito si interfaccia anche con i social e viceversa, quindi se c'è questo meccanismo che dai social arrivi sul sito e viceversa, e alcuni strumenti proposti. Guarda anche la possibilità di ottimizzazione, quindi quello di renderlo fruibile da tutti i dispositivi
e Google fa 6 valutazioni. Guarda come è strutturato il tuo sito, guarda se ha un dominio sicuro, guarda, come vi dicevo, la versione mobile, guarda quanto è veloce, se un sito ci mette una marea di tempo ad aprirsi, ha qualche difficoltà, guarda le pagine interne, guarda le tematiche che tratti. In conclusione, quindi, per indicizzare bene la nostra presenza digitale, bisogna aggiornarsi e tenere sotto controllo i nuovi algoritmi. Quindi è per questo che tanti medici, facendo altro giustamente nella vita, commissionano a persone che hanno gli stessi valori e che hanno capito la missione, quindi non è un bravo informatico, una brava web agency, è qualcuno che sposi la stessa missione, di seguire questi aspetti per poi analizzarli. Come vi dicevo prima, Giorgio dice che la vita è urgente, dice anche che l'amore è tutto, e quindi all'aspetto digitale che ho trattato finora dobbiamo chiederci come possiamo comunicare con amore, umanità e professionalità. Quindi far arrivare la mia parte umana e la mia parte professionista, perché deve arrivare sia l'uomo sia il professionista. Se arriva solo il professionista, possiamo avere ammirazione dell'autorità, dell'autorevolezza dell'istituzione, ma meno come uomo. Invece riusciamo ad essere veramente al top quando arriva tutto. Partendo da un presupposto, che comunicazione è verità. A volte però Fabio era ed è tuttora un timido per timidezza, insicurezza, modalità comunicative, quindi anche vocali errate, perché magari nella nostra vita abbiamo conosciuto solo alcuni stili comunicativi, non riusciamo ad arrivare all'altro come desideremmo. E quindi sia il nostro cuore sia la nostra testa magari arrivano in maniera incongruente rispetto a ciò che ci piacerebbe arrivasse all'altra persona. Per fare questo abbiamo bisogno di capire che esiste un metodo, attraverso il metodo Four Voice Colors, per imparare ad utilizzare una voce e assieme alla voce poi anche le parole e i gesti per creare consenso e alleanza terapeutica. Dobbiamo farci una domanda prima. Quante frasi pronunciamo ogni giorno per consegnare indicazioni al nostro paziente? Oltre che nella vita privata, al partner, ai figli e ai colleghi. Tutte le volte nelle quali noi parliamo, dobbiamo sapere che la nostra voce lascia un'impressione. E quindi noi chiediamo molto spesso con Sabina ad inizio dei corsi che effetto faccia ascoltare la nostra voce registrata. Tendenzialmente 9 persone su 10 dicono che hanno un totale disconoscimento della loro voce, la definiscono brutta, fredda, a volte ci associano anche qualche animale, una voce poco piacevole. La verità è che la nostra voce molte volte non ci piace per diversi motivi. Un motivo principale è che quando noi parliamo, ascoltiamo il nostro suono dall'interno, quando ci riascoltiamo lo facciamo attraverso l'udito. L'altro motivo è che tante volte noi pensiamo di essere affascinanti, carismatici, simpatici, umani, ma nella realtà siamo molto grigi, quella che, come vi ha spiegato prima Sabina, è la voce dell'apatia. Quindi, a volte, prima di pubblicare una foto, scattiamo 30 foto per poi cestinarne 26, lasciarne 4, scegliere fra quelle 4 la migliore, metterci dei filtri e pubblicarla. Quando noi parliamo abbiamo un'unica possibilità, quindi dobbiamo essere in grado di saper comunicare in maniera precisa. Quindi dobbiamo sempre chiederci che effetto genera, che emozione genera la nostra voce. Ci sono persone, come diceva prima Sabina, che sono dotate di grande sorriso, di un volume medio-alto, di un tono tendenzialmente alto, e quindi parlano anche in maniera abbastanza veloce, arriva il loro sorriso, la loro simpatia, ma loro non possono essere sempre sorridenti, perché capiterà che ci sono dei momenti nella vita, nella giornata, nei quali dobbiamo far arrivare la nostra empatia. Al contrario, ci sono alcuni che per far arrivare il loro sapere si privano del sorriso, totalmente abolito, utilizzano un volume medio-alto, un tono basso-conclusivo, che è quasi blu notte, quindi non è definibile blu, e creano distacco, creano qualcosa
dove non si riesce a creare relazioni. Invece noi dovremmo essere bravi, lo vediamo fra un po', ad essere in questa ellisse chiamata fiducia, empatia e competenza. Se ci pensate, sebbene chi opera nel settore medico-sanitario, chi opera nell'istruzione, chi opera anche come manager d'azienda, titolare d'azienda, deve sempre far arrivare la sua parte umana e la sua competenza per far sì che ci sia il corretto e il giusto bilanciamento. La preparazione è tutto. Oggi, per preparazione, ci vuole anche preparazione comunicativa, che risiede in un grande concetto, che è lo stile. Lo stile è eleganza, non è solo l'eleganza del vestirsi, del taglio di capelli, ma in una formula matematica è ciò che ho dentro, quindi i miei valori, con ciò che comunico fuori, quindi il mio modo di comunicare. Ci sono persone bellissime, con valori straordinari, però non riescono a comunicare bene perché, ad esempio, la timidezza crea uno stato di ansia, di frettolosità e non riescono ad esporre i loro contenuti. Ci sono persone veramente molto, molto, molto preparate, ma non riescono a trasmettere il loro sapere perché magari nel loro modo di parlare non riescono ad esporre, non hanno un buon eloquio e quindi troncando ad esempio le ultime sillabe, ad esempio parlando in maniera veloce, trasformando la T con la D come ad esempio avviene nel nord della Puglia e in altre regioni, non arriva quello che è il tuo sapere e perdi una marea di opportunità. Perché non dobbiamo mai dimenticare che comunicare vuol dire mettere in comune, quindi rendere partecipe l'altro. Io ho vissuto un po' gli ospedali e trovi il medico, il personale sanitario che non parla, quindi tu chiedi, non ti vengono date risposte, voi immaginate i pazienti in quale stato possano trovarsi, possano arrivare, trovi anche coloro che ti comunicano qualcosa di grave con un semplice sorriso dicendoti guarda, purtroppo in questo periodo è così da qualche anno e tante situazioni, ma magari non sono persone cattive, probabilmente nessuno ha insegnato loro come bisogna fare o forse sono entrati troppo nella routine dei numeri e meno in quella dell'essere umano, troppo nella routine, come diceva questa mattina la dottoressa Silvia, della malattia e meno della cura della persona e del cuore di quella persona. Tutte le volte in cui noi parliamo, ogni frase che pronunciamo, a prescindere dal contenuto, e poi il 21 giugno lo vedrete, noi possiamo generare con lo stesso contenuto, variando la voce, due risposte diverse. Positiva, quindi il paziente percepisce nella nostra voce un suono piacevole e si avvicina, o negativa, sente un suono sgradevole e si allontana. Possiamo provocare un appiattimento, possiamo provocare la voglia di non continuare un percorso, possiamo provocare il timore di doversi interfacciare con altre persone e con altri professionisti. Quindi, che emozione deve trasmettere una voce che si fa ascoltare e crea alleanza terapeutica? La tua voce si incolla, come si dice nel doppiaggio, alla tua persona. Ci sono persone molto preparate, uomini, la cui parte fisica ha una presenza e la voce, solamente perché magari hanno un tono medio-alto, non corrisponde a quello che loro vorrebbero essere. Lavorando solo sul tono si riesce a dare, ad esempio, fascino, assertività. E questo vale per ognuno di noi. La vita ci porta a volte a recitare un ruolo che voi sapete bene si crea molte volte nei primi anni di vita, come dice Steiner, e poi non si fa più nulla per cambiarlo. Se io non avessi incontrato Ciro nel 2010 e non avessi ricevuto la telefonata di Sabina sempre nel 2010, avrei pensato di dover vivere tutta la vita con l'etichetta che mi era stata assegnata nei primi anni di vita. Quando mia mamma diceva persona straordinaria, eccezionale, diceva Fabio tu sei un bambino timido, se ti dovessero chiamare a scuola per fare una recita, dici loro che sei un bambino introverso. E quindi io sono cresciuto con questo copione alle scuole elementari, alle medie, dicendo maestra e poi professoressa, io preferisco non fare la recita o fare la comparsa perché sono un bambino introverso. Poi per fortuna, come tutte le cose sapete, ci si può o iperadattare ad una situazione,
o possiamo decidere di ribellarci, nel mio caso in maniera positiva, e quindi ho iniziato a cercare qualcosa. Prima non c'era il web, altrimenti sarebbe stato veloce, fino a quando nel 2010 ho avuto la fortuna di assistere ad un corso che prendeva il nome dal titolo del libro La tua voce può cambiarti la vita. E quindi lì mi si è aperto un mondo, perché dicevo, caspita, c'è finalmente un uomo elegante che è ciò che dice e che dice ciò che è. Proprio la congruenza. E questo titolo, La tua voce può cambiarti la vita, dissi, caspita, vado a sentire. E il claim era questo qui, educare la nostra comunicazione al benessere e ai risultati. Quindi, benessere nella vita di tutti i giorni, perché, a parte le 8 ore di riposo, 16 siamo a contatto molte volte con gli altri, e ai risultati, perché ognuno di noi ha una professione e anche una scalata possibile, se voluta, da fare nel mondo lavorativo. E quindi il metodo For Voice Colors che cosa fa? Ciò che andremo a fare bene il 21. Insegna, restituisce alle persone la spontaneità che hanno i bambini fino ai 5 anni di vita, perché i bambini fino ai 5 anni sono molto colorati e sono ciò da cui Ciro si è ispirato e ha protocollato anche poi il secondo libro, che è La voce verde della calma, che è stato un grande approfondimento sulla voce verde. Che cosa fa il metodo For Voice Colors? Unisce 3 grandi mondi. Il mondo dell'actor studio, quindi del doppiaggio, perché un doppiatore ci sa fare emozionare, il mondo della psicologia e il mondo della comunicazione. Come diceva prima Sabina, lui è stato geniale e straordinario, perché ha reso fruibile qualcosa che per i comuni mortali non era facilmente assimilabile e l'ha reso possibile a tutti. Alla mamma, all'insegnante, alla dottoressa, all'allievo, al ragazzo, alla persona che non riesce ad esprimersi. È importante che io faccia una premessa, che faccio all'inizio di ogni corso. È una tecnica inizialmente, ma non è da vedere come una tecnica da utilizzare per persuadere l'altro. Quindi non è falsità, ma è conoscere un metodo, come si acquisisce metodo per fare attività sportiva, come si acquisisce metodo nell'alimentarsi in maniera corretta. È un metodo che ci permette di comunicare meglio. Non è persuasione occulta, non è una questione di atteggiamento mentale, è uno stile di vita. Valori positivi, contenuti in linea con i miei valori, e una comunicazione che lui definiva matematicamente corretta. Perché questo? Perché For Voice Colors è il metodo che migliora la comunicazione, perché è basato sull'innovativo codice matematico delle emozioni positive. Combinando volume, tono, tempo, ritmo e sorriso, viene creato il colore della voce, che poi diventa il colore della comunicazione. Abbiamo fatto tanti test, abbiamo visto che il 40% degli italiani vivono la loro giornata in voce grigia o in voce nera, quindi o apatici o rabbiosi. Sapete bene che una voce nera, che è quindi quella delle urla, che è molto frequente, soprattutto quando si pensa che per far arrivare i nostri diritti dobbiamo urlare, o che per far arrivare qualcosa a qualcuno dobbiamo urlare, fa malissimo, quindi va totalmente abolita. Voce grigia è una voce apatica, quella che dovrebbe trasmetterti dei concetti positivi, o dovrebbe farti arrivare anche dei messaggi rafforzativi, dei messaggi anche di insegnamento, ma te lo fa arrivare in una maniera piatta. E questo causa ciò che vedremo il 21, che è il daltonismo vocale o relazionale. Ricordiamoci che ogni volta in cui noi parliamo, trasferiamo agli altri le nostre emozioni, nella vita privata e anche nel lavoro. Quando noi parliamo, attorno a noi creiamo un'atmosfera che rispecchia l'ambiente nel quale noi siamo. Attorno a noi ci sono persone, e non solo, come voi sapete, quindi dal 38% della mia comunicazione, che è la voce, dipende la qualità di ciò che io creo attorno a me, senza essere attori. Perché magari, prima, ecco, questo è importantissimo, prima di For Voice Colors e prima di Ciro, il mondo era diviso in 2 aree.
c'era chi decideva di approcciare ad un miglioramento, quindi seguiva la scuola di teatro e molte volte risultava artefatto quel qualcuno. Questo portava delle grandi difficoltà. Oppure l'altro, tipo me, che era andato a scuola di teatro, ma dopo 2 giorni ero stato così imbarazzato dagli insegnanti, decisi di non fare nulla. E quindi avrei per tutta la vita parlato in un certo modo. Probabilmente i vostri figli, i vostri pazienti, hanno anche difficoltà nell'esprimersi. Vanno aiutati. Uno che parla frettolosamente probabilmente ha uno stato emotivo che noi possiamo migliorare partendo dalla voce, quindi facendo un processo inverso che è prima fare e poi pensare, lavorando proprio su volume, tono, tempo, ritmo e sorriso. Quindi, se tante persone, come avviene in Italia, vivono metà della loro giornata in voce grigia e in voce nera, vuol dire che metà della loro giornata è fatta di emozioni negative vissute, pertanto immaginate quello che avviene sul corpo, e trasmesse. Le persone attorno a noi vivono questo fenomeno. I bambini piccoli, che hanno dei genitori tante volte, che non conoscono queste modalità comunicative, sono molto stressati. Poi ci aggiungiamo anche l'utilizzo di dispositivi mobili, di cellulari, ecco perché poi a volte si dice che i bambini diventino ingestibili. Quindi è una comunicazione che deve essere circolare. Nel training che noi faremo impareremo proprio le voci sorridenti che creano consenso, con sorrisi diversi, perché è importante saper creare cordialità, fiducia, trasmettere sicurezza e passione. Se riusciamo nella nostra comunicazione ad avere queste 4 fasi, dividendo la percentuale a seconda del ruolo, perché uno speaker radiofonico è ovvio che debba essere, se ha un programma leggero, per il 90% un colore giallo. Ad esempio, uno speaker radiofonico che ha un programma più di informazione no, è poco giallo ed è più verde e blu. Nell'ambito medico bisogna calibrare con il giusto giallo, una prevalenza verde-blu e altri tocchi di rosso. Questo vale in ogni ambito, va fatto il giusto collegamento. Quindi il codice di cui parlava Giorgio prima è questo. Volume, tono, tempo, ritmo e sorriso, combinandoli in maniera diversa, creo colori diversi, perché nel momento in cui io devo essere cordiale ho la necessità di avere un volume medio-alto, un tono alto-basso variabile, il tempo è quasi veloce, le pause sono brevi e il sorriso è costante, ma non potrò essere così perché altrimenti rischio di indurre gli altri in uno stato un po' di tensione, di allerta o di troppa simpatia. Pertanto poi nel momento in cui bisogna ispirare e generare fiducia ho la necessità di avere un volume medio-basso, un tono basso, un tempo lento, delle pause esitanti e un sorriso dolce. Poi deve arrivare la fase di informazione che dobbiamo cercare di far arrivare in maniera quasi inopinabile e pertanto il volume deve essere medio-alto, tono basso conclusivo, il tempo è medio, le pause vengono definite nette, e il sorriso è sicuro. E poi la voce rossa che dà una carica emotiva ulteriore alle altre voci, perché scoprirete che la voce rossa va a rafforzare gli altri colori della voce. Questo che cosa ci permetterà? Di diminuire sempre di più i feedback negativi, quindi eviteremo sempre di più il disaccordo da parte degli altri e riusciremo a creare maggiore alleanza. E questo perché la comunicazione, come sapete, è un ciclo continuo. E più divento bravo nell'emettere un suono, più i feedback positivi arriveranno dall'altra parte. Più divento bravo nel non cercare conferme, perché sarò già bravo nell'emissione di un suono che crea matematicamente dei risultati, pur rimanendo autentici, più miglioreranno i risultati. Come diceva Sabina, io ho scoperto che la voce può cambiare la vita ed è un fenomeno trasversale in ogni area della vita, privata e nel business. Nelle aziende, le aziende hanno bisogno di clima di benessere, i venditori hanno bisogno di conoscere la modalità corretta. Nell'istruzione ho lavorato tanto negli ultimi anni con le scuole ed è stato straordinario vedere decine e decine di bambini attentissimi per ore, pur essendo in tanti e pur avendo un'età media di 8-9 anni, quindi nel massimo della vivacità, e nell'ambito sanitario. Ciro aveva fatto anche dei test in alcuni ospedali, lavorando su alcuni operatori sanitari e i pazienti trattati con modalità vocali da operatori sanitari che avevano acquisito i colori della voce erano decisamente superiori rispetto agli altri
che invece non avevano avuto il trattamento. Che cosa succede? Che se non si conosce il corretto utilizzo della voce, si rischia di creare il fenomeno del daltonismo vocale relazionale. Quindi l'altro non mi comprende, io non vengo compreso, e nascono conflitti, nascono diatribe e nascono una serie di incomprensioni. Per fare questo lavoreremo molto su che cos'è il volume, che è l'altezza sonora, quindi l'aria che io faccio passare e arrivare, che deve variare a seconda dei contesti, sul tono, che è l'altezza timbrica. Nella musica c'è il tono grave e il tono acuto, noi per semplicità lo chiamiamo sempre tono alto, tono medio e tono basso. C'è il tempo, che è la velocità con la quale io pronuncio le sillabe di ogni singola parola, perché a seconda della velocità ci accorgeremo che i messaggi variano. C'è il ritmo, quindi le pause che intercorrono fra una parola e l'altra, e il sorriso, che nelle voci sorridenti non può mai mancare e che deve essere sempre presente. Quindi, tornando alla domanda che avevo fatto nella fase iniziale, che emozioni deve trasmettere una voce che si fa ascoltare e crea subito un legame? Lo scopriremo il 21 giugno. Posso già anticiparvi che la relazione medico-paziente è un continuo alternarsi dei colori della voce positivi, con una predominanza di voce verde, parole verdi che vedremo, gesti verdi, e voce blu con parole blu e gesti blu, perché, come diceva Mehrabian, il 55% nella comunicazione vis-à-vis la fanno i gesti, il 38% la fa la voce, il 7% il significato delle parole. Quindi, se io imparo ad unire le tre aree del comportamento rimanendo autentico, divento positivamente devastante. Il 21 giugno, quindi, faremo questo corso che ha un'attenzione particolare alla relazione medico-paziente, fatti, parole ed emozioni. Trovate il programma nella vocechecura.it/comunicazioni. I relatori saremo quattro: Sabina Bonardo, che insegnerà fisicamente, quindi la comunicazione che crea alleanza; Giorgio, con una parte relativa al medico e all'importanza affinché il medico curi se stesso; Daniele, che avete conosciuto prima, la relazione medico-paziente attraverso il modello delle quattro distanze, e io parlerò del tono di voce da utilizzare sia fisicamente sia in ambito digitale, perché anche una mail deve avere il suo tono di voce, anche una risposta sui social deve avere la sua modalità comunicativa. Prima di concludere, desidero di cuore ringraziare Giorgio e Emanuela. Sembra che ci viviamo tutti i giorni nonostante la distanza, e questo è possibile grazie ad un grandissimo allineamento di valori. Grazie a Ciro, che ha lasciato in eredità quello che ha lasciato, il rapporto speciale con Sabina e con tutti gli altri. Grazie a tutti i relatori della Scuola di Alta Formazione, che ormai seguo da tantissimo tempo, e grazie a tutti coloro che oggi ci hanno seguito e che decideranno anche di iniziare questo percorso straordinario. Grazie infinite, lascio la parola a Giorgio.